Dopo Torino, Firenze e Pescara ha fatto tappa a Lecce BTV on the road, un progetto nato da un'idea dell'Osservatorio Italiano Entino Profit patrocinato dal CIP Puglia. Un importante momento di confronto tra le associazioni che praticano sport per disabili e la testimonianza di tanti atleti. In apertura una tavola rotonda ospitata nella sede del Rettorato in Piazza Tancredi sul tema dello sport per disabili come mezzo di inclusione. Un messaggio si augura rimanga da questa giornata? Un messaggio di reale inclusione, ma soprattutto un messaggio di dignità, di vera e propria partecipazione alle attività svolte dai disabili. Il messaggio è semplice e, come posso dire, sempre importante dallo stesso punto di vista, che nulla è impossibile. Insieme si può e sicuramente faremo tanto. E qual è lo scopo? Quello di far parlare i ragazzi e le ragazze disabili che attraverso lo sport possono dire di essere, stare meglio, di stare meglio con se stessi, di stare meglio con tutti quelli che li circondano. Un messaggio di forza arriva da Sabrina Bozzicolonna, capitano della squadra di basket in sede a rotelle Lupi e Team Salento. Lo sport serve a integrare, a rendere più forti, più consapevoli delle proprie capacità. Quando si ha una disabilità ancora di più, si capisce ancora meglio tutta la forza che può dare lo sport, che ci fa scoprire la forza che abbiamo già dentro, insomma. Ai giovani cosa ti sentiresti di dire? I giovani devono avere la curiosità e la voglia di buttarsi nelle cose. Siate curiosi e provate e trovate sia il divertimento che poi la concentrazione che vi servirà anche nella vita.